Siamo amici, perché io ho toccato perché pensavo di dover cambiare qualcosa e... Grazie. È perché, allora, ve l'ho detto, ho provato a streamare in 4000 al posto di 3800. Il problema è che sto streamando con il Pixel. Ragazzi, ma perché siamo in 23? Si è buggato coso? Ci siamo adesso comunque. Ditemi per favore se sframma ancora. Per cortesia. Quindi il cuoco non hai la Ha impalato i Si generatori bugga e ha quando deciso di riavvii. creare Ah, questa torre. ok. E poi ha Ma chiesto perché, loro. ragazzi, allora vi spiego. Secondo me è perché sto streamando da Pixel e non avevo ancora streamato con Kena da Pixel. Quel che ho visto è che sta reggendo. Ma vedi che comunque sto perdendo dei fotogrammi. Non so per quello. Sto ancora perdendo fotogrammi, ragazzi. Eh sì, 4,3, 4,4, 4,2. Caldo. E... Beh, se sei in pausa non si vede. Sì, hai ragione. Comunque ditemelo. Comunque adesso i pacchetti stanno diminuendo. 3,5, 3,4. I fotogrammi persi sono bloccati a 94, per cui dovrebbe essere... Immagino, ok. Forse è Twitch allora. Forse può essere sia Twitch, perché io non sto toccando il cavo. Di solito sframma quando io tocco il cavo. Sono passato giusto messo un attimo. Ciao, bellissimo. Buona... Ciao Ciccio, grazie del saluto. Buone cose. E i bambini stavano morendo di fame, quindi hanno detto sì. E non so che Non cosa c'è fare, modo di perché in realtà curarli. ho sempre streamato a Il cuoco ha chiesto 3008 ed è6.000 andato per bene anche con cambiarli. Kena. Hanno risposto di sì. Quindi è andato dai genitori. Ha tolto loro le scarpe e ha iniziato a fare il gioco del maialino che va al mercato, staccando le dita. Il sangue scendeva come da un rubinetto. È Pepo. Il cuoco aveva un Pepo sorriso a G. 32 denti mentre offriva i pezzi di carne ai bambini. sì, il Pepo G è quello che prende appunti. Si può usare anche per flammare. Tipo, uno fa una cazzata tipo su LOL, tipo su un qualsiasi gioco, e tu fai Pepo G, prendo appunti per la prossima volta. E così... Fa sentire una merda. A un certo punto sono finiti i maialini. Quindi si è fatta una risata e ha dato fuoco ai genitori. E l'aria si è impregnata di quell'odore disgustoso di carne bruciata. È lo stesso di quando fai la porchetta, Non lo sai. dimenticherò mai quell'odore. Quando hanno smesso di urlare, mi sono guardata in giro e lui era sparito. Sparito come una sorta Certamente di pensato, le scuole demone non che sanno che le era giraffe esistono e viceversa, pazzesco. ovunque. È per questo che le Luca, io non so chiamano nemmeno se così. le giraffe sanno di esistere loro stesse. E gli squali sanno che esistono le giraffe. E soprattutto, i granchi pensano che i pesci stiano volando. Oddio, ma io l'ho detto Luca, pensavo che fosse Zap. Vabbè. Il contrario, io ho letto Luca al posto di Zap. Sì, dai, dobbiamo fare un'altra, abbiamo capito. Diamo un'occhiata più da vicino. Io devo fare la stealth, ma questi urlano come degli ossessi. Ma che santissimo. Merda, li sta Le bruciando! loro anime sono sporche e malate! Porco cazzo. Bisogna deve darsi le spalle. La tua anima con la giusta fiamma di Dio. Ne riconosciuto nel canale su YouTube. Ciao Informal! Ciao! Ciao bellissima! Mi ha riconosciuto nel canale su YouTube di granchi dentro le pietre. Sta interessante perché siano proprio loro procedure. Calcare indietro le mezzo di quindi prigionare la propria carcassa dentro i sassi. È un processo di sepoltura, immagino. Ne ho ucciso uno. Ma tu non hai fatto un cazzo intanto, a me sembra, perdonami.
Vediamo se questo si gira. Porco cazzo. Sali, 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 per favore. Mi hanno misgenderato, ragazzi. Spot, fermati, fermati. Dio santissimo. Ho bisogno che si volti. Chi? Chi? Ma c'è qualcun altro? Ah, vedi. Allora tu. No. Ricevuto? Molto bene. Doveva girarsi perché così era l'unico modo. Come parla? Dove cazzo è? Ma che palle. Immagina un immobile dopo che un cecchino sta camperando sulla tua base. Good job. Sì, sì, no, ma sono tutti molto XT. Dacia aveva ragione. Il cuoco è morto. E non provo niente perché io sono il cuoco. No! 17, 17 porta sfiga, Bigfoot. Vedi di far arrivare il prossimo mese veloce. Ha avuto ragione su un sacco di roba ultimamente. Grazie, Bibi. Grazie, Bibi. Forse avrà ragione anche su di te. Tu stai male? È tipo una sindrome post-depressiva? Se hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, chiamami. Ma solo io mi sono distratta 300 volte. Che hai fatto. Cazzo, corri! Ok. Ora spara alle spalle, ma mi piacerebbe un sacco, actually. 180, abbiamo perso altri fotogrammi. Mi dispiace. Dobbiamo ritrovare una quadra questa cosa. No, secondo me è proprio... Cioè... È proprio, io non voglio dire cosa, ma è proprio sì quella roba. No. Basta, non c'è nient'altro qua. Non mi interessa, forse un altro. Sì. Potevo non darmi soldi? 9, va bene. Qua tutto a posto. Tutto a posto a Ferragosto. Vabbè. Soldi? No. Prossima missione principale. Ma la leggenda dice che porta sfortuna sotto il 45esimo parallelo. Nel caso, un mio amico gira con un peperoncino. Vado a lavoro, ciao ragazzi, buon lavoro Hank, ciao. Grazie di essere passato. Dove andiamo? Da lui? Radrizzo banane? Significa che ti eccitano? Perché c'è un orso? Credo che Cheeseburger sia ancora in libertà. Si chiama Cheeseburger? Holy shit, ma questo è il mio orso! Cosa voleva dire? Non lo so. Dove andiamo? Chi vi ispira, Cheeseburger o Fort Drumman? Facciamo partire un sondaggio, amici. Perché visto che abbiamo questi strumenti meravigliosi, facciamo partire un sondaggio. Ma io ho messo la scheda del sondaggio. Aggiungi. Gestisci un sondaggio. Nuovo sondaggio. Domanda. Cheeseburger o Ciccio Panza? Orso. Ciccio Panza. Consenti voti aggiuntivi. Oh.
No, vabbè, non importa. Durata? Un minuto. Inizia il sondaggio. Se è un formaggio non dovreste avere dubbi, ma io sono una streamer che ci tiene i vostri... Sì, ci tiene i vostri subscriber, che ci tiene i suoi subscribers. Provano piacere solo le radrizze. Infatti ho notato, tipo impalato, no? Anche quella cosa ha un non so che di sessuale che non mi piace. Oddio. Fianco le bombe, però nel senso. Allora, la segreteria l'abbiamo liberata. Siamo qui. Ah, siamo spassati da qui a qui. Votate, votate, amici. Manca poco. Manca veri, veri poco. E ragazzi, Jacoby io non l'ho mai, 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 mai proprio visto come fratello. Per cui non so quale sia il suo... Ops, il suo segno distintivo. Ha vinto il formaggio. Visualizza i risultati. Oh shit, no. Ma era tutto lì, ma scusami. Io faccio i lavori e loro mi dicono non devi farli così, allora fatelo voi, scusa. Molto bene. Ma tu che cazzo vuoi fare della tua vita? Andiamo dal formaggio. Maggio è. Ah. Va bene, fatti i cazzi tuoi, non mi frega. Holy shit. Ops. Amici, non mi piace segnare quando ci vieni. Allora, io ho visto il segnalino distruggi, ho distrutto. Operazione Terminator. Con una macchina, eh. Guarda che sto liberando tutto da sola qua. C'è quella tizia con una freccia che ha una sindrome post-traumatica veramente eccessiva. No, nessuno pensa ad Alice. Nessuno pensa quanto è difficile avere a che fare con queste persone disagiate. Che vomitino. Che mi sono fatta male? Vabbè, scendo. Alice, che cazzo dici? È vero. E quindi la soluzione è il BG? Sì. La soluzione è sempre un buonissimo lanciarazzi. A proposito, devo prendere munizioni. Porco cazzo. Perché poi posso prendere munizioni per fare questo. Easy. Pesca, verde. C'è un cazzo. Sacrifice the weak. Che poi, detta così, se uno non sapesse un minimo interpretare i miei Fosse per un culto, versi, saremmo tutti morti di non fame. volevo parlare Da con lei. saper No, procacciare da soli. non volevo parlare, non volevo parlare con lei. Volevo soltanto comprare. No. Avrebbe capito, tipo, sacrifica la settimana. Come disse un amico, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Neanche io conosco il latino. Cioè, ho espressamente e deliberatamente scelto un corso di laurea che non avesse latino. Perché sono una lavativa. Non voglio fare un cazzo. Ehi là, sei proprio tu. Un po' lontano. Allora, io vorrei... Ah, non riesco ancora a vederli. Vorrei un posto decente però di avvistamento. Ahia.
Urgito ergo sum. Ecco, Luca, tu sei una di quelle persone che adesso andrebbe bannata. Anch'io non faccio la tira all'università, sono scemo, ma non fino a quel punto. Allora, quanti cosi ci sono? Due. C'è un orsetto! Shit. Non so quello che sto dicendo. È quello che c'era quando hanno giocato a Far Cry 5. Sì, proprio quello. Per quello l'orsetto che dicevo. Io dicevo, ah, che figo c'ha l'orsetto. Dov'è l'altro? Non lo vedo più. Oh, very nice. Ma basta, c'è tanto sta gente qui. Su serio? Suspicious, ragazzi, sono molto suspicious. Di ansia. Sì, ma perché non sale? Sali. Ah. Ragazzi, che cazzo di ansia. Ma chi mi sta vedendo? Ah, questo tizio. Cazzo, sono stupido. Posso? Ok. La musica mi sta mettendo ansia. Io, boh, mi stanno stressando queste persone. Chi mi sta vedendo? Ma ti hanno vista? No, non sono stata spottata. Però non posso sprecare colpi così perché... Voglio prima far fuori tutte le persone normali. Sì, ma quanti colpi mi rimangono? Non lo so. Ma che cazzo fa questo? Ok. Mi fa veramente un'ansia infinita questo tizio. Ah, ma soltanto così. Ma i VIP della setta mai si sono lasciati così? Ciao Mazzo, eh sì, perché ieri ho fatto le cose da... Oh, sono stupida. Ma
Venerdì sera, sì, ieri ho fatto le cose pazzarelle che non si dovrebbero fare. Ma stanno fermi questo. Sta fermo questa gente. Ragazzi, io. Sì. Molto bene. Mi ho preso il piede, ma va bene. Ah, c'è il VIP. Non vedo la testa. Ecco, lui devo andarlo a prendere lì. Poi basta, non abbiamo finito. Allora. Lanciare qualcosa. Fumogena. Sì, dai, fumogena. Ah. Ma che cosa sto facendo? Voglio la fumogena. Ok. Che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Porca vacca loca. Oh. Oddio, stavo per morire. No! Ok. Ho sbagliato tasto. Lui, Mili. Oppure con questo? Ma com'è? Non è ancora liberato nessuno. Non è ancora liberato? Chi manca? Chi manca? Chi manca? Per lanciare i sassi che li triggeri, sì, ma le fumogene anche sono più di stile. Chi manca, ragazzi? I lupi? Eia. Quando arriverà il collasso. Sono il vice stesso del dipartimento del. Ma chi manca? Mancano i lupi? Dove sono andati a finire i lupi? Eccolo lo stronzo. Porca troia. Cazzo di lupo, un cazzo di lupo. Io non ho veramente, boh, non ho parole. Molto bene. Veramente che cazzo di ansia. Dov'è l'orso? Ok. Ok. Gli orsetti, che carini. I cacciatori non suona bene. Se Jacob vuole prenderti, manderà i suoi uomini migliori. Guardati le spalle, dice. Ma di già, ragazzi. Beh, easy peasy. Va bene. Come? Cosa? Ho già triggerato l'evento. Wait, hold the fuck up. Ho già triggerato l'evento? Non ho triggerato l'evento. Ma che cosa vogliono? Non devo parlare con loro. Felice che non ci sia più la setta ad addestrare quei poveri lupi. Tra l'altro quei lupi pazzi li spedivano dritti alla segheria per tenere d'occhio i prigionieri. Avevamo un orso di nome Cheeseburger. Una sorta di celebrità locale, diciamo. Aveva un debole per il barbecue di Chad, ma ha il diabete, quindi l'abbiamo messo a dieta. Che patata. Ma che patata. La setta voleva prenderlo, quindi l'ho liberato. Che amore. Ho sentito che era in giro a seminare il panico. Qualcuno dovrebbe trovarlo per controllare sì, che stia bene. Sì, andiamo da Cheeseburger. Prima, dagli da mangiare il salmone e sarà tuo amico per sempre. Che amore. Cioè è veramente un piano infallibile. Con questa cosa sicuramente gli deniti non potrebbero mai arrivarci a farlo. Sicuramente. Mi hanno preso. Ma che cazzo? Che cazzo? Pocettone 2.0. Ma questo è molto meglio. Cheeseburger è molto meglio.
Comunque non ero arrivato al checkpoint, non era giusto questa cosa. Sembra corretto. Mi sembra proprio corretto. Cosa devo fare? Non voglio combattere. Ah, lui mi aiuta a scappare. Dovevi scappare. Questo mondo è debole. Molle. Abbiamo dimenticato cosa vuol dire essere forti. Cazzo di ansia. Prima i nostri eroi erano gli dèi. Adesso abbiamo eroi senza dio. Deboli. Fiacchi. Che fame, matici. Ragazzi. Lasciamo che i deboli governino i potenti e poi ci meravigliamo se il nostro mondo va a rotoli. Ma la storia conosce il valore del sacrificio. Ma lui su che cosa si basa esattamente? Dello sfoltire il branco per renderlo più forte. Sì, ho fame. Ma era sconnesso a questa cosa, giuro. La collettività è prevalsa sulla vita dei singoli, così siamo sopravvissuti, dimenticandolo. E ora? È tempo di pagare il conto. Adesso il collasso è imminente. È carino pure lui comunque. E questa volta i singoli varranno più della collettività. Cioè devono essere veramente... Ma voi siete un gruppo! Ma la vostra si basa soltanto sulla collettività. Ma che problemi avete? Incoerenti di merda. Comunque sei figo. Finalmente. Sfoltiremo il branco. Vedi che ammetti di essere un branco. Faremo ciò che deve essere fatto. Non ha senso. Ah, lui con la musichetta trigger le persone. Con i carillon. Ma non dovevano essere gli orsi i suoi best? Oh, grazie, informal. Bello avere un supporto. No, 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 questa cosa non mi piace. Eccellente. Ma posso prendere le armi? No, non ce la farò mai le cose a tempo, non ce la farò mai. No, non ce la farò mai, ragazzi. Non mi piace questa cosa, Bert, non mi piace. Dove devo andare? Dove devo andare? Non ti fermare. Dove devo andare? Dove devo andare? Dove? Ragazzi, dove devo andare? Dove? Il gioco non mi sta portando dove dovrei andare, immagino. Non so dove devo andare. Ah, qua. Ma che... No. Sì. Ma porco cazzo. Ho capito non perdere tempo, ma tu non mi dici dove cazzo devo andare? Non ce la farò mai così. Non ce la farò assolutamente mai così. Forte ai deboli! Ma non ce la farò mai così, ragazzi. La nostra roba a tempo non mi piace per niente. Cazzo. No, no, non mi va, non mi va. Non mi va, 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 non mi va. Tempo è tiranno. Sì, sacrifica il tempo. Oh, ho fatto giusto? Madonna, ma che cazzo di ansia, non voglio fare le cose a tempo, io non le voglio fare. Capito, ma non le voglio fare. Qui controllo le sette.
Non devo andare, non so dove andare. Game design di merda, ragazzi, in questa roba. Game design di merda. E qualcuno spenga quella musica. Merda, è Sally. Quando l'hanno preso? È una bella treccina. Sono tutti morti. Lo stesso. Perché mi trovo sempre in mezzo ai cadaveri? Ho capito, Bingo, ma porca troia. Porca troia. Oh, cazzo. Questa è viva. Walker, vai, il furgone. Sì, signore. Oh, mio Dio, mi dispiace. Dammi una mano, forza. Carino lui con le treccine. Non so, li hanno fatti bene perché non sono bellezze convenzionali. Ma che cazzo ci fa la vice qui? Jacob avrà preso di mira anche lei. Andrà tutto bene, vedrai. Ora sei con i White Tail. E coda bianca. Siamo alla tana dei lupi. Dove se no? Tammy non sarà contenta. Non preoccuparti di Tammy, andrà bene. Io non capisco perché le persone non abbiano più spesso i capelli lunghi. Sono belli i capelli lunghi sugli uomini, mi piacciono. Boh, sarò io strana. È vero, ho dato, tu ce ne hai lunghi, però dico, hai visto quello lì che c'ha le treccine? Carinissime. Mi piace come idea. Cioè, sembra un po' un idiota. Però no. Prova a bere questo, vodka. Ma questa... cosa cazzo ti passa per la testa? Aspetta, io e Witty eravamo d'accordo che... Oh, davvero? Un momento, ero solo un osservatore imparziale. È una cosa stupida ed è anche pericolosa, dovreste saperlo entrambi. Che avrei dovuto fare? Lasciarla morire. Ma vaffanculo, brutto stronzo. Solo Dio sa per quanto è stata in quella stanza. Ho visto cosa fa alle persone, tu invece no. Io adesso l'ammazzo. Non possiamo fidarci. Io l'ammazzo. È quello che dicevano di te. Per fortuna non li ho ascoltati. Io li ammazzo. Non si discute, ci serve. Non c'è altro da dire. Stronza. Ci siamo capiti. Devo trovare cheeseburger. Io qui stavo soltanto perdendo tempo. Carine le treccine del ragazzo, però voi mi state sul cazzo. Eh già, l'ha presa benissimo. Fuori! Ma io non ho fatto niente. Ragazzo tipo 16 anni. Vado a fatti le treccine, sì. Abbiamo bisogno di te. Sul serio. Riposati. Come va, signora? Come signora? Ma signora tua mamma? Signora tua mamma? È quello con le treccine? No, perché lo ammazzo. Ci cambiamo l'outfit. Non è quello con le treccine. Ehi, vice. Ok. Non posso correre. Guarda che carine le treccine. Come cazzo corre? La fammi vedere come sei fatto sotto. Ma si può tagliare il cappello? Sei sveglia. Eli vuole fare due chiacchiere con te. Dove? Posso essere più di una guardia. Comunque fa schifo. Ah, senti, il tizio è ambizioso. Sei ambizioso? Parlerei volentieri, ma Eli ti vuole vedere. Sei un tipo ambizioso? Ok, vabbè. E dove cazzo è il tizio? Ah. Ti sei ripresa in fretta. Ti stavo cercando, vice. Dutch mi ha parlato bene di te. Beh, quella era una trecciona, una treccina. So cosa hai fatto a sud. Il padre ora ci penserà due volte. Ed è solo un bene. Stiamo perdendo uomini qui. Inutile girarci intorno. Di questo passo non so se dureremo un'altra settimana. Dire che è un momento disperato è dire poco. Siete stupidini. Sto cercando di recuperare un po', quindi ho mandato dei White Tail a sabotare il centro visitatori. Ma io devo trovare cheeseburger, tu non hai capito? Usa come deposito per quello schifo di Gaudio. Ma i nostri uomini sono caduti in trappola, sono stati presi in ostaggio, quindi non abbiamo tempo da perdere. Ma io devo trovare il cheeseburger. Se mando un altro gruppo rischiamo di perdere tutto. Ma tu sei qualcosa che la setta non si aspetta. Sei l'unica persona che ho in grado di gestire la situazione. È l'unica di cui mi fido. Conto su di te. Dovrai muoverti silenziosamente. Se la setta scopre che sei in zona, c'è il rischio che uccidano i nostri. Quindi cioè, questa è la regione tutta stealth. Mi piace. Riporta a casa i nostri ragazzi. Buona fortuna. Mi piace questa regione, ragazzi. Ehi. Gli animali se la sono data a gambe. Ma tu che cazzo stai facendo?
esserti sembrata sgarbata. Sì, fai schifo. Non ti sto chiedendo scuse, ma ne prendo atto. Non mi fido della gente che non conosco. Ma Eli dice che tu sei una tipa a posto, quindi mi fiderò finché non avrò motivo di non farlo. Ma cosa sta facendo? Perché si tiene? Il tuo valore. E andremo d'amore e d'accordo. Senti qua. Witty sta cercando di mettere su una stazione radio pirata. Io devo trovare Cheeseburger. Che è per coordinare la milizia. Ma secondo me vuole solo suonare la sua musica. Quindi diamogli corda. Cosa sta facendo il suo maglione, ragazzi? Il nostro amico qui sostiene che la setta sta disturbando tutta questa zona. E ci ha spiegato come. Pare che ci siano due antenne radio con sopra un jammer e un terzo jammer a bordo di un'unità di pattuglia sulle strade. Occupati prima delle antenne. Ah. Così ripuliremo il segnale abbastanza da trovare la pattuglia. Ti faccio sapere quando la trovo. Aiutaci. E forse potremo iniziare a parlare di fiducia. Ma vaffanculo, ma che cazzo ti caga? Ma scusami, ma ho capito la decomposizione, cosa sto facendo? Ma che cazzo stai facendo? Ma chi vuole la tua fiducia? Vaffanculo. Sarebbe molto più facile con del C4. Quanta gente devo parlare? La milizia dei Whitetail si prepara da anni a questa battaglia. Grazie a Eli abbiamo scorte un po' dappertutto. Ma che male lo tempi, ragazzi. Armi, munizioni, tutto quello che vuoi. Dobbiamo essere pronti a tutto, no? Ma per come vanno le cose, quella roba ci serve qui. Non chiusa in un bunker ad aspettare che qualcuno la trovi. Grass Seed. Ci manca solo che un cazzo di Edenita si imbatta nelle nostre scorte. Quindi se potessi andare tu a recuperare la roba ci daresti un grande aiuto, ma... Madonna, devo sempre fare tutto io, problema. Dimmi. Non abbiamo una mappa delle scorte qui. Non chiedermi perché. Ok. Protocolli di sicurezza e stronzate simili. Ha senso. C'è uno scout alla torre Jefferson che dovrebbe averne una. Va Il posto bene. È a ovest. Grazie. Buona fortuna e... mi raccomando. Le tue treccine sono stupende. Allora, abbiamo un sacco di cose da fare. Intanto trovare i cheeseburger, ragazzi. Fang. I Diniti hanno preso tutti gli animali, ma credo che Cheeseburger sia Sei ancora in giro. È ancora in circolazione. Allora, Fosend no. L'orso. Io voglio l'orso. Disperso in azione. Vabbè, vabbè, facciamo l'orso e poi ci salutiamo, amici. Palesemente ha avuto un'aritmia e era bagnato, attaccato a una radio per cercare di rimettere a posto il battito. La domanda è: come hanno fatto a capire che era un'aritmia? Per capire se è un'aritmia di solito serve o l'adenina. Scusa, l'adenosina. No, l'adenina. Non mi ricordo, c'era un farmaco che si somministra subito nelle vite di tipo 2 minuti e serve a capire se era un'aritmia. Capito. Guardati le spalle, non possiamo permetterci di perdere anche te. Va bene, però smettete di parlarmi, mi date tutto fastidio. Fatto... Andiamo. Un orologio con l'elettrocardiogramma. Ok. Dio Cristo. Mette troppa ansia. In realtà mi piace questa regione. A parte che non l'avevo mai la conosco. Cioè, Fater ha il discorso del Gaudio e simili, giusto? Invece questa è la caccia, gli orsetti e... Basta. Caccia, orsetti e stealth. Ascoltami, ma tua madre non te l'ha mai detto? Che è maleducazione. Ho 3.000 soldi. Oh cazzo. Ah, il furgoncino. Questa zona sta da qualche parte. Scusate, ma non c'è nessuno qui. Allora, mi piacciono di più le strade così. Non asfaltate. Ah, questa sarà una roba del prepper da fare, immagino. Infatti. Ok.
Comunque le farò offline le cose del prepper, perché così guadagno soldi. Anche la regione di Fate che abbiamo già eliminato. Faremo qua tutto il resto per... Salmoni freschi presi, no, devo pescare. Ci credo, pescare. Vieni qui, bellezza? Vaffanculo intanto. Oh, va bene. Posso... Perché non riesco a prenderla? Forse perché ce l'ho già. Allora, adesso in teoria ho imparato a pescare in questo gioco. Devo andare contro il pesce, giusto? Ah, l'ho preso il pesce. C'è un pesce? No, non c'è un pesce, giusto? Grazie. Ah, sicché. Guarda, non so. Ah, cardiofrequenzimetro, ok. Non prendo neanche un salmone. Siamo sicuri che c'è un salmone qui? Io non credo, perché Valenza non dirà. Per favore. Che paese stupendo. A parte che gli stanno sparando. Ah sì, peccato che lo stiamo mandando a puttane. Avanti. Vieni qui, bellezza. Mio Dio, questo lo spacco. Va bene. Sicché. Allora, proviamo a lanciarlo più vicino. Che paese stupendo. Ah sì, peccato che lo stiamo mandando a puttane. Avanti. Mi spaventate i pesci! Cosa sta facendo la mia lenza? Che ci voleva? Avevo proprio bisogno di... Ragazzi, che palle. Non posso comprarlo. Guarda, non mi sta arrivando nessuno. Ah sì, peccato che lo stiamo mandando a... Ma serviva a mettere l'amo, no? Ma senti, faccio così. Vieni qui, bellezza. Pesce? In mezzo al fiume, che ogni tanto spuntano dei pesci. Sì, ma anche là può spuntare dei pesci comunque. Guarda! Sono lì, cioè devo beccare proprio... Sì, proprio... Che lo stiamo mandando a puttane. No! Avanti. Vieni qui, bellezza. Quello significa che un pesce sta prendendo? No. Ma guarda! Eccolo qua il pesce. Che paese stupendo. Sì, ma mi sto veramente rompendo le palle. Amici. Vieni qui, bellezza. Posso continuare a ripetere vieni qui, bellezza, io ti giuro lo spacco. Posso appoggiarla da qualche parte? Ma non prende pesci! Ah sì, peccato che lo stiamo mandando a puttane. Non prende pesci! Avanti. Vieni qui, bellezza. Io non mi pento. Ma che cazzo? Vai su.
Zacco, non lo so, non sono un pescatore. Da che cosa lo hai capito? Vedi, Pingu? Easy. Bellezza, bellezza. Tua mamma ci chiama bellezza. Ti beghiamo sui pesci, vediamo se si incazza. Il piacere dell'attesa è il piacere stesso. Don't think so. Il piacere dell'attesa è bersi il Campari nel mentre. Soltanto in quel caso l'attesa è un piacere. O un cinar. Io veramente... Posso prenderli a mano? Li sto contrastando. Arrivano pure le persone. Lasciatemi pescare. Io vi giuro che si sta accosando. Dovevo andare sotto ad una cazzo di barca. Ragazzi, che cosa ho sbagliato? Ho fatto tutto giusto. Cazzo di pesce di merda. Vuoi salire qua? Oh, are you stupid? Persi pro regola RPG, sì, ma mi si spappola. Ma è uno squalo. Ma non so, mai visto. Ma poi si è incastrato sotto qua. Può venire giorno? Oh. Io non ce la faccio. Oh! Verso il basso. Ma no. Ma che cos'è? Ragazzi. Ma si è buggato in qualche modo? Non riesco più a rivolgere la lenza. Ma cos'è? Mi batte 8 km di lenza? Cos'è? Ragazzi, credo che si sia buggato per questi cazzo di motoscafi di merda. Come prima mi sarà buggato sotto. Rosso canna piegata, eppure non riesco, si è buggato. Si è buggato, ragazzi. Non uscirò mai più. Ma perché è tutta colpa di questi cazzo di motoscafi di merda? Io non sto facendo niente. Come ne esco? Mi butto. Ah. Beh, che accade? Che accade che non riesco a prendere un cazzo di salmone di merda? Allora, uno. Tu mi hai rotto le palle. Tu anche. No, finito le munizioni. Va bene, però qui non dovrebbe arrivare più nessuno, no?
Quindi immagino che... Cosa non sto facendo per quell'orso del cazzo? Fishing, grazie. Poi che cattiveria. Ma perché mi si bugga? Cioè, è la seconda volta che mi si bugga la lenza sotto quei cazzo di motoscafi. Prima mi si era buggato su quello lì. Adesso mi si era buggato su questo qua che è arrivato così a caso e poi è sceso e è rimasto in mezzo ai coglioni. Ma strano, non mi fanno incazzare, mi fanno incazzare. Per favore. Ehi, si muove? Non vuol dire abbiamo votato noi la quest e l'orso, però anche colpa tua che ci hai fatto votare. No, adesso c'è una scarica barile di merda. Una scarica barile di merda. Volevate l'orso? Eccovi l'orso. Mi piace l'orso? Mi piace? Eh? Mi piace il gameplay dell'orso? Brutti stronzi. Non ti fanno incazzare? Non penso di aver capito. Sì! Perché la pesca è buggata! Seriously? Seriously? Ehi, la lenza si muove, si muove. Oh, porco cazzo. In realtà sì, è molto bello. Grazie. Zap, spostati quando dici le bugie che sennò buchi lo schermo col naso. Lancia la lenza esattamente dove sta un pesce. Sarebbe molto simpatico farlo, Luca Spadoni, se solo questa lenza avesse un puntatore. E capissi con precisione dove e quanto in là io possa buttare la lenza se tengo premuto il tasto sinistro. Cioè non è possibile. Poi ragazzi, questo gioco è facile, cioè non può essere così difficile. Oh, la gente arriva, arriva, arriva. Li ho attirati con il mio movimento. Guarda che va sotto lì. Ma minchia ragazzi, che cos'è? Niente, si sta... Dio, adesso veramente? Cosa devo fare? Pienamente d'accordo con questa cazzo di lenza. È una cazzo di lenza. Ciao, Control Twitch. Ma porca puttana! Ma io cosa devo fare? Cosa cazzo devo fare per un salmone di merda? Ho capito che cosa devo fare per il salmone di merda, ragazzi, attenzione, ho sbagliato. Come... Ah sì. Porca puttana. Come faccio ad avere soltanto 3 punti tratto? Esistono pesche, sì, lenze più fiche. Dammi una risposta veloce, sì o no all'aborto. Motivo? Non è che, voglio dire, non sei l'Inps che sta andando a chiedere un sondaggio a tutti, per cui non capisco perché io dovrei sprecare il mio fatto così. Sti cazzo di salmoni di merda. Pala salmonatore, rende la pesca, non mi pare, ma infatti volevo prendere il punto tratto. Emozionante questa diretta, dico sul serio. Intelligenti i tuoi commenti, dico sul serio, contro il Twitch. Ho visto vicino
Va bene, finalmente. Ho un punto tratto. Ragazzi, lo prendo subito per il re della pesca. Era felice di essere preso. Ah, perché tu adesso leggi i commenti del... Leggi le emozioni sugli occhi del pesce. Cazzo. Ho bisogno di un coso per andare. Amo, voglio già supportarti. Allora, amo, lo dici a... non so... Beh, fanculo. Easy. Andiamo a prendere cheeseburger. Ora andiamo verso prendere l'orso col peso in mano. Yeah. Perché sono tutti così un po' figli dei fiori qui? Cioè, e io pensavo che fosse Fate Lippy. Grazie, Luca. Tutto. Ma siete sempre in mezzo, madonnina bella. Morto. Bene. Oh. Un'altra missione. Bella st- What? Chi? Ah, XD. Potete smetterla? Ma poi come facevo dalla macchina a prendermi sto coglione? Arriva il treno del dolore! Ciu, ciu! Quel cane ce l'ha con noi! No! L'ho missato! L'ho missato di nuovo! Molto bene. Ragazzi, ho un orso da salvare. Non posso stare qua a fare le vostre cazzate. Cosa ne pensi della droga? Risposta rapida, motivo, spacca, scusa, scherzo, la droga è brutta. Mi sto annoiando al lavoro. Che lavoro fai contro il Twitch? Dai, dici. Da salvare? Cosa? Ma tutte queste domande sono compensare qualcosa? Perché... ma come da salvare? Chi? Ah, contro il Twitch è stato bannato. Ah. Twitch è... Io ero interessata a che lavoro stessi facendo, però mi dispiace. You carried too far. Dov'è che ho finito? Ah, l'orso. Sì che è da salvare l'orso. Sì, è stato dato dal ditino veloce. Ma porco cazzo. Sì, ma io vorrei... Ci siete? Rispondete. Avete fermato quel maledetto orso cheeseburger? Rispondete. Maledetto orso... Oh, maledetto orso cheeseburger... Qualunque cosa succeda, ciao, non intimidire. Entra lì dentro e dagli il salmone. Quel pacioccone verrà a mangiare direttamente dalla mano. Non aver paura. Oh, ciao, amore, sì. Questo è Scaperangeli? No. Dov'è il mio salmone? Ah, ok. Sì, è l'orso a chiamarsi cheeseburger, ma non è mica ora capito, Zap. Ma che amore. Sì. Sì. Adesso, jumpscare? No. Oh. Ma anche il collare con i cheeseburger. Sto male, ragazzi. Sto male. È troppo carino. Ciao. Oh cazzo. Jacob vuole quell'orso per la mietitura. Cattura quell'orso per il padre.
non ho mania di ricaricare? Beh. Sono in una situazione veramente di merda. Morta. Che situazione. Che situazione. Alice, questo tuo pet deve essere lo stile di formaggi, assolutamente. Cioè, spammerò soltanto l'orso. Per quasi la chiesa della scena di chi. Madonna Ciccio, che cosa mi hai ricordato? Ragazzi, se non avete ancora visto Kingsman, dovete rimediare, perché è tipo la serie meravigliosa. Ma era una posizione un po' di cacca, per cui. Mi piace la musica comunque. Secondo me. Sì, ho sbagliato, però avevo paura per. Sì, ma ragazzi. Però nulla, lui non muore, almeno non in chiesa. Io muoio invece, muoio tanto spesso. Ho paura che prendano l'orso. Il primo è fantastico, cattivo, troppo bello. E anche il secondo è bello. Dai, anche il secondo, il discorso di tutto della droga, eccetera, eccetera, carino. E vai, cheeseburger. Che culetto che sei. Sì, un culetto. Sì, ho capito ragazzi, ma... hold the fuck up. Perché sto ricaricando? Sì, ma porco cazzo, ragazzi. Sembra molto più difficile questa cosa. C'è qualcuno che mi vedeva, ma no. Non è il fucile di prima. Questo è il fucile di prima. Non riesco a gestirlo. Infatti, questo è il fucile di prima. Forse devo salire. Quindi dall'alto riesco a farlo meglio. Cioè, dici questo? Beh, effettivamente potrei usare questo. Se solo non mi sassi. Non riesco a salire. Ah, adesso riesco a salire? Una posizione di merda. Sì, ma questi non è possibile che siano così bravi comunque, ragazzi. Cioè, stavo andando meglio prima. Sì, non è possibile. Sono tutti i VIP della setta, scusami un attimo.
Non li vedo tra l'altro queste persone io. Un tank, perché giustamente serviva, no? Cheeseburger, dove sei? Ah, fatto. Ragazzi, non lo so perché non... non lo so. Forse devo lasciar fare tutto all'orso. Che amore, che amore. Iniziamo. Bellissimo. Un lavoro fantastico, vice. Ci riprenderemo la montagna da Jacob, lo sento. Ho captato un bel po' di discorsi incazzati della setta. Stanno chiamando gli elicotteri per cercare i Whitetail. Stai in guardia e tieni d'occhio il cielo. Ehi, volevo dirti che la Resistenza ha fatto arrivare un altro carico di merce nei negozi. Pare siano cosucce molto utili. Amore, vieni qui. Ho sentito che hai salvato il vecchio cheeseburger. Ottimo lavoro. I Fowler l'hanno addestrato per bene. Farà a pezzi ogni cosa che vorrai. Ed è una specie di celebrità locale. Quindi non stupirti se la gente gli farà più feste che a te. Beh, vaffanculo. Meglio così. Ma guarda che carino. Mi... Mau. Vieni. Mi affido completamente le parole di Alice quando dice che una macchia marrone è un orso. Ma tu devi vederlo in forma... ascoltami. È un orso con un collare con dei cheeseburger sopra. E tu non puoi perderti questa cosa. Non puoi. È vero. Ma si vede così male, ragazzi. Si vede così male? No. Sì. Ricordatevi la pelle di quel che state fa, se vi trovate faccia a faccia con uno squalo e vi fingete morti avete circa il 100% di probabilità di non farvi uccidere da un orso. Stop, ma tu dove cazzo le conosci sta roba? Ah, è lei, ok. Ok, ok. E volevo fare una cosa, io qui, ed era i punti tratto. Quindi adesso io ce l'avrei per fare la pesca, ma col cazzo. E... ma chi se ne frega? Sì? Assolutamente cheeseburger. Ma si siede anche! Si siede! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma tipo... c'è un tipo un limite di volte in cui accarezzo il mio pet e tipo questo viene fuori non so come... un inner quest. Ciao Ale. E bene amici, la live direi che può finire qui. Abbiamo ancora un sacco di robe da fare, però c'è ancora questa da fare. Però vabbè, e le faremo. Ah, c'è ancora questo da fare. La distilleria. La distilleria che avevo trovato dai Bunny River. La scorta. Amici, noi ci vediamo questa sera dalle 22 alle 23.30. Io probabilmente non ci sarò. Dado punta e clicca. Ah, l'ho capita. L'ho capito ora anch'io, mica era volontà. Holy shit. Can you pet the dog? Sì, sì, Zappo. È quello che ti spammavo io in privato e sul gruppo. Zappo, lo mandavo io, per cui sì, lo so, bellissimo, bravissimo, memoria terribile, non sei attento, ecco per cosa. Grazie di questa emote meravigliosa ciccio, quella lì sono proprio io. E niente amici, questa sera ci vediamo dalle 22 alle 23.30, vediamo se c'è qualcuno da raidare, esegue raid verso un canale. Beh, c'è Ota che sta finendo e... Danganronpa. Quindi direi che dobbiamo andare. Ciao ciao. Ah, c'è anche Muffin. Non so chi ti ha chiesto.